rientrato dalla convalescenza dalla strage Chinnici mi ritrovo assegnato alla sezione contro ignoto, un ufficio che si occupava delle sentenze che servivano alle persone che avevano subito un furto parziale o totale della macchina, che serviva poi da presentare alle assicurazioni. C'era una stanza e questa stanza furono abbandonate le apparecchiature nuove volute da questo ufficio per fare nascere questa banca dati. Mi piaceva tanto l'informatica, stava nascendo l'informatica, quindi siccome io dovevo compilare migliaia di sentenze poi da dividere ai vari giudici del pool antimafia che dovevano firmare anche loro nonostante si occupassero di mafia, gli occhi mi sono andati su quelle stampanti, su quel PC che era un peccato tenerli fermi e li ho accesi, ho cominciato a giocarci un pochettino. Quindi anziché io stare 10 minuti per compilare 3, 4, 5 sentenze, con quel metodo di lavoro, finalmente il primo lavoro informatico, nel giro di 10 minuti ne sfornai una ventina, trentina. E anziché loro arrivare a loro, anche compresa dottore Falcone, dottore Borsellino, anziché arrivarne 20 al mese, io gliene mandai 20 a settimana e loro si sono trovati inondati di queste sentenze. Si sono arrabbiati, dice: ma come, noi dobbiamo lavorare sulla mafia, ma chi è questo che ci manda? E se la presero con il dottore Sunseri, che era il dirigente proprio dell'ufficio contro ignoti. Quindi hanno chiamato, dice: ma guardi, io non sono io. E l'ha detto, dice: va bene, ce lo porti, lo vogliamo conoscere. Salgo qua, per la prima volta ho conosciuto questo bunkerino, e mi reco nella stanza del dottor Borsellino. Appena mi vede, dice: ah, tu sei. Dice: sì, io, ma di che cosa? Dice: se tu ti occupi della sezione contro ignoti. Sì. Non mi disse più niente, diceva: va bene, vattene, poi ti faccio sapere. Venne convocato dal consigliere Caponnetto, mi ricordo che eravamo il 16 aprile dell'85, ci portò in questa stanza. Queste sono le apparecchiature che servono per creare finalmente questa banca dati. E vi posso assicurare che nel giro di 3 ore sono riuscito a recepire, a conoscere tutto il sistema, come funzionava, e ho cominciato a lavorare con loro. Fino all'85 non esisteva nessuna banca dati e l'ha voluta fortemente il pool antimafia, ma in realtà la prima idea nacque con il consigliere Chinnici. Non c'è riuscito e, caso strano, sono stato io che sono rimasto coinvolto nella sua strage a occuparmi proprio della banca dati. Loro erano felici come i bambini. Il primo giorno io mi ricordo che finì la prima microfilmatura. Subito l'ho sviluppato, ho stampato, gli portai la prima stampa al dottor Borsellino, ci voleva poco che mi baciava, mi abbracciava ed era felicissimo. Mai avrei potuto immaginare che potevo lavorare e conoscere queste persone. Il premio è stato questo, non è stato quello di essere rimasto in vita in una strage e stare qua adesso a raccontare questi fatti e incontrare tanti ragazzi, è stato un premio alla mia onestà.